Allora, eccoci, siamo in Viale Arezzo, siamo in un appartamento di circa 170 metri quadri, adesso lo vediamo completamente da ristrutturare, con circa 200 metri di spazio esterno, di giardino, che poi andiamo a vedere. È classificato a due, è termoautonomo e ha delle spese di gestione decisamente contenute. Ha un box collegato alle scale della palazzina. Ed è così composto. Allora, questa che vediamo qui di fronte a noi è la grande sala, il salone doppio. Ci portiamo verso l'ingresso. Ecco, questa è la zona d'ingresso. Questo è il salone doppio. L'esposizione è un est, sud e ovest. Qui davanti a noi siamo verso ovest, c'è un'ampia balconata che poi ci andiamo a vedere. E qui alla nostra sinistra abbiamo le camere da letto. Sono tre camere da letto matrimoniali, tutte danno sul proprio giardino. Queste sono divisioni di arredi, quindi questo è tutto uno spazio di zona giorno molto grande che può essere sfruttato decisamente bene. Questa è un'altra camera matrimoniale. E questa è la terza camera, sempre matrimoniale. L'esposizione, come dicevo, è tutta sul proprio giardino. Qui abbiamo il bagno da rifare, ovviamente. Qui torniamo verso la sala, verso il salone doppio, salone molto grande che si sviluppa anche qui dietro. E poi abbiamo una quarta camera che adesso era utilizzata come tinello. Quindi di fatto possono essere tre camere da letto più una zona sala da pranzo, zona cucina. Evidentemente c'è da recuperare il secondo bagno che può essere recuperato lavorando sulla zona cucina e del vecchio bagno. Andiamo a vedere il balcone, un'ampissima balconata che prende tutta la facciata. Questo è un ovest, sono le 11 del mattino, qua siamo in pieno sole, saremo al sole fino a questa sera. Posti auto sono condominiali, ce n'è uno per ogni appartamento. Quello è poi il giardino che andiamo a vedere. Questa è la balconata vista dall'altra parte. È un appartamento che ha degli spazi esterni decisamente fruibili, decisamente importanti. Dalla cucina si accede al giardino, come dicevo, più di 200 metri di spazio esterno, in parte piastrellato perché siamo sopra i box e in parte piantumato. Ecco, e qui siamo su questo splendido spazio esterno. Ripeto, tutto l'appartamento espone sul giardino. Questo è l'accesso ai box. I box sono poi qui sotto di noi. Quelle tre finestre sono le tre camere da letto. Facciamo questa ampia panoramica del giardino. Come vedete, uno sfogo esterno decisamente bello. Non si sentono le strade, non si sentono le automobili, silenziosissimo, luminosissimo e al sole tutto il giorno. È un'esposizione molto valida. Ripeto, termoautonomo, classificato A2.
spese di gestione circa 150 al mese, quindi molto basse per la zona e per l'immobile che siamo. Rientriamo in cucina, vi rifaccio fare un giro della piantina, tinello, soggiorno doppio, cucina da cui siamo rientrati, bagno, tre camere matrimoniali grandi, proprio belle, con esposizione sul proprio giardino. Posti auto condominiali, box di proprietà. Qua siamo sull'ingresso, questa è la porta, e qua salone doppio con balconata. E qua terminiamo il nostro giro.